ETV. Salve a tutti, bentrovati su Balconi TV Roma, io sono Mika e oggi siamo qua con Silvia Caracristi, una cantautrice proprio in una puntata speciale, è la penultima puntata dell'anno come potete ben vedere. E Silvia, ciao, cosa ci vuoi suonare oggi? Ciao, e oggi vi faccio sentire una canzone che si chiama Pagine Vuote. Bene, poi ne parleremo e presenteremo anche chi ti accompagna. Porterò pagine bianche o vuote da riempire e nessuna volontà di cogliere, capire. Io porterò pagine bianche o vuote da riempire, sai, nessuna volontà di cogliere, capire. Sweetness, qui su Balconi TV Roma, Silvia Caracristi, Pagine Vuote, ed è la sesta traccia del tuo primo album, cioè l'album di debutto, Orbita, che abbiamo qua, è nuovo, fresco, uscito il 13 ottobre di quest'anno 2014, quindi mi vuoi spiegare un po' di cose, anche il perché questa canzone,
E perché tra l'altro ci sono anche altri due video che magari potevi suonare, invece non lo so, spiegami, raccontami un po' di cose. Sì, questo è il mio primo disco, si chiama Orbita appunto, e prima dell'uscita del disco erano già uscite varie canzoni, fra cui due video ufficiali di pezzi di Cielo, Medaglia d'Oro. Oggi ho deciso di presentare questa canzone, Pagine Vuote, perché mi piaceva questa versione acustica da presentare qui e perché forse se fa un po' un'atmosfera natalizia con questo ukulele così. E, sì, è uscito il 13 ottobre e stiamo appunto promuovendo questo disco suonando in giro per l'Italia. E... so che è anche una autoproduzione, nel senso l'hai fatto insieme anche a Gabriele, che lo vogliamo anche presentare, sì. E poi è stato possibile grazie alla collaborazione delle persone, hai fatto questa campagna anche tu su Music Racer, abbiamo avuto anche altri artisti che hanno fatto la stessa cosa, però tu hai avuto una sorta di record, ci vuoi raccontare? Poi presentiamo anche Gabriele. Sì, questo disco è stato tutto interamente registrato da noi due e praticamente poi per finanziare i costi di stampa e di mastering abbiamo fatto questo progetto su Music Racer e abbiamo appunto fatto un record per questo sito, perché in sole 24 ore siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissi, quindi è stata una bella soddisfazione. Bene, fighissimo. Adesso invece raccontiamo, perché tu hai anche, avete un side project, Miniature, vuoi parlarne te, Gabriele? Benvenuto. Grazie. Sì, praticamente lavorando al disco, a questo disco, e abbiamo nei ritagli di tempo, diciamo, che ci dilettavamo a fare con strumentini, a rifare delle canzoni un po' così, diciamo, famose, pompose e super orchestrate, rifarle con degli strumentini giocattolo come questo, toy piano, glockenspiel. E alla fine, insomma, chi ci ha sentito, la gente così, ci ha spinto praticamente a fare prima l'album di Miniature, che fondamentalmente praticamente è uscito prima di questo, e sì, è un progetto parallelo, diciamo, che abbiamo, che ci diverte molto. Quindi tu comunque accompagni sempre Silvia, sì, anche dal vivo? Sì, dal vivo, sì, accompagno. Adesso per la presentazione di quest'album siamo, dove c'è possibilità, siamo in tre, anche con un terzo elemento a batteria acustica ed elettronica, che è Emanuele Tommasi, che salutiamo, e niente, quindi sì, siamo in tre, io l'accompagno sempre. Bene, sono contenta davvero. Niente, ci vuoi lasciare qualche contatto? Perché so che avrai sicuramente un tour per promuovere questo disco, quindi sì. È inutile dire tutte le date qua, rimandiamo le persone al sito sia dei Miniature che di Silvia, così ti possono stalkare, si può dire. Ok, il mio sito è silviacaracristi.com, da cui si possono trovare poi riferimenti alla pagina YouTube, Facebook, eccetera. E invece la pagina di Miniature, il sito di Miniature è leminiature.com. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio davvero di averci accompagnato nella penultima puntata dell'anno, è stato veramente bello, dolce, e la tua voce è bellissima e la grafica mi è piaciuto anche tanto, voglio sentirlo completo. E con voi ci sentiamo la prossima settimana, magari ci saranno i fuochi di artificio, questo è Balcony TV Roma, io sono Mika, buone feste a tutti, grazie ai Miniature, grazie anche a Silvia, ciao! Ciao. Thank you.